sole. Però se c'è poi qualcosa addosso dei nostri rilievi, questa volta non solo sulle Alpi ma anche sull'Appennino, dove lo nuovo sarà la possibilità di rompere. Ma non volevi piattini? Dai, dai! Hai fatto tutti i piattini uguali per dopo lo mettiamo. Dai. Funziona questo. Ha un accendino, porca puttana. Aspetta, non te lo mangio. Aspetta. Sì. Adesso cade. Vedi, come ti è preso? Allora, lo spingo.
regalino della Sardegna che mi ha fatto mia mamma. Sono andata ad Alghero in Sardegna, adesso l'attacco nella mia collezione di calamite. Carina. Altri acquisti della non mi ricordo più il nome. Bene, allora, ho preso questo qua a parete, l'orologio a parete, spero che viene bene e bello. Questo qua 19,90 euro. Poi ho preso i due tappeti, uno per il corridoio e uno per il bagno. Questo 15, fatto così. E questo qui mi sembra 10, forse 10 euro. E poi questo che per la cucina sotto. Aia, che cosa. Questi qua. E le altre cose, la sabbia, eccetera. Le cose per il giardino che poi vi faccio vedere. Grazie Gina Gigetta. Vabbè, niente, questi sono gli altri acquisti. Sempre in mezzo. Così. Sempre un po' in mezzo. Porta giù anche l'antizanzara di sale, chiedevo puzzare. Direi che non basta. Sembrava tanto, ma invece è poca. La devi tirare. La sabbia. Vediamo se riusciamo a mettere le piastrelle dritte come si deve. Comunque abbiamo comprato quella lì, la sabbia, poi ho preso praticamente i fiori, questa rosa qua e l'aloe vera che dobbiamo mettere. Allora qui lì ci metto il fiore, la rosa, questa qui è quella che avevo comprato l'altra volta, non so se vi ho fatto vedere nel vlog. Qui va e viene, boh,
proprio bella bella. E poi l'altra volta ho preso anche questi fiori qua, tipo campane, che sono gialle, che un po' sono, credo, stanno facendo il fiore così. E basta. E questa è l'uva che sta crescendo. Adesso mettiamo le piastrelle e facciamo, diciamo, questo lavoro qua. Solo che non riprendo tutto perché sennò poi diventa un po' complicato. Lì i fichi sono quasi pronti. Comunque abbiamo quasi finito, abbiamo messo tutte le piastrelle, adesso stiamo coprendo le fughe che ci sono qua tutte aperte, le stiamo mettendo la sabbia dentro, in teoria dovrebbero essere tutte dritte e non dovrebbero ballare, prima cresceva troppa erba e ballavano, invece adesso... Secondo me è migliorato, almeno spero che con la sabbia funziona. Ci rimangono altri sacchi che però li faremo fuori, che mancano altri pezzettini fuori. E poi intorno qua alle piastrelle dobbiamo far ricrescere l'erba, mettere altra terra, altri semi per far crescere l'erba. E ovviamente metterlo come si deve. Comunque il lavoro è quasi finito. Diciamo che il risultato ci può stare, perché poi qua andrà il tavolo con le sedie e il gazebo, perché sono due gazebi, uno qua che è sul per tavole e sedie per fare le grigliate e uno è questo qua dove ci sono, dove metterò i conigli che ancora devo coprire perché mi si è rotto. Non so se ho detto che ho comprato le luci, queste, quelle lì, nere, poi ce ne sono altre lì, questa luce qui e le altre, praticamente lì e altre lì. Qua c'è ancora casino, ma dobbiamo ancora mettere a posto, dobbiamo capire in quel spazio lì che cosa possiamo mettere ancora. E invece qui dove sono io adesso metteremo tipo... il barbecue con il pezzettino. C'è ancora molto da lavorare, ma credo che non riusciremo a finire prima di settembre, prima che arriva l'inverno, però chi se ne frega, l'importante è aver fatto un bel pezzettino di cose. Comunque questo risultato, beh dai, sono un po' soddisfatta, spero che è tutto dritto. Adesso ci vorrà un po' che le piastrelle schiacceranno un po' il terreno con la sabbia, che abbiamo messo la sabbia e abbiamo messo, se non sbaglio, 6 sacchi. Sì, 6 sacchi abbiamo messo. 7 6 sacchi. 7 2 3 4 5 6 7. Ah, perché due. L'altro è là, non l'ho visto. 8 sacchi. E non l'ho visto quell'altro. Vabbè, comunque 8 sacchi. Ovviamente non siamo esperti, però dato che non volevamo spendere i soldi per farci fare questo lavoro qui, alla fine abbiamo provato a farlo noi senza chiedere a altre persone per farci questo lavoro. Per cui spero che vanno bene, che si sono dritte e che non danno problemi per mettere il tavolo quando riuscirò a prenderlo. Però diciamo che il lavoro non è male.
Ma si può che dormi vicino, vicino, sempre a me, sempre vicino a me. Guarda, guarda, vicino, vicino, stiamo vicini, vicini.